Ciao a tutti, bentornati a Ginnasticomania. Questa è una puntata veramente speciale perché ci troviamo a Riccione in occasione del collegiale della nazionale. Questo è il numero della stanza di Giorgia Villa e delle due favolose gemelle D'Amato. E insomma, il comitato d'accoglienza è molto particolare perché ci hanno detto che hanno preparato delle sorprese all'interno delle loro stanze. Allora, dunque, la stanza di Giorgia e delle due gemelline dovrebbe essere questa qua. Apriamo e vediamo che cosa troviamo. Loro non ci sono ancora nella stanza, quindi wow, intanto la camera è molto carina, direi, e vediamo dove può essere la sorpresa. Wow, ecco qua. Apriamo la porta e qui ci sono, benvenuti a Riccione. E ci sono dei prodotti addirittura con scritto Ginnastica Riccione, dei fiori tricolore, giustamente perché le nostre ragazze sono veramente le punte di diamante della nostra nazionale. E io sarei tentata a questo punto di fare il sacco ai loro letti, perché così gli tocca. Io glielo faccio, vai, andiamo a fare il sacco. Siamo scesi dalla stanza e come vedete qui c'è tutto il comitato d'accoglienza, tantissime bambine, una più bella dell'altra, che sono pronte per fare cosa? Tu come ti chiami? Elin. Chiami? Elin. Elin, bello questo nome. Che cosa state preparando? Stiamo per cantare l'inno d'Italia. Perché arrivano le ginnaste. Siete emozionate? Sì. Siete preparate bene? Sì. Ok. Tu sei... Buongiorno, Fabio Pecci. E sei, diciamo così, il direttore d'orchestra, no? Maestro del coro, sì. Come sono? Sono preparate? Ma sì, sì. L'inno lo cantiamo molto spesso, quindi... Chi è che stona di loro? C'è qualche stonata? Nessuno. Nessuno prenderà una stecca? No, medaglia d'oro qui. Fantastico, solo medaglie d'oro vogliamo. Bravi, in bocca al lupo, eh? Grazie, crepi il lupo. Aspettiamo le ginnaste. Thank you.
permetterà non è sicuramente quella, è un punto di riferimento anche quello lì come gara, però ce ne sono tante altre, certo. Ecco. Quindi preferisco sistemarmi bene il piede e anche la schiena, perché anche quella ancora mi dà un po' di problemi, però passerà tutto, dai. Senti, ma come la tiri fuori la forza di resettare un po' le delusioni in generale, dico, e poi ripartire focalizzando un obiettivo? Allora, diciamo che anche grazie alla famiglia, ai miei compagni, agli allenatori, perché anche loro ci danno una mano. Io sono crollata subito, ho iniziato a piangere come una matta già all'inizio, ma sempre. Soprattutto questa volta, perché ovviamente era proprio la gara più importante della mia vita, perché è sempre stato il mio obiettivo. E poi erano pochi giorni prima, è quella la cosa. Eh sì, e poi tutti mi hanno detto, penso che comunque hai vinto gli assoluti, ho capito, però ero felice per aver vinto gli assoluti, però non è la stessa cosa, ecco, certo. L'obiettivo era partire. Sapevo già appena mi ero fatta male che non ce l'avrei fatta, perché avevo veramente troppo dolore, infatti il giorno dopo già ero in stampelle, quindi tutti avevano già capito tutto, però ora si punta alle altre gare. Ecco, l'obiettivo è il 2024, se riesco a fare i mondiali bene, se no vedrò più avanti. Certo. L'importante è che mi sistemo bene con il piede e la schiena. Oltretutto questi mondiali saranno anche un po' strani, perché sono a 2 mesi dalle Olimpiadi, quindi comunque non è che ci sarà proprio quel traguardo a cui poi tu punti, giusto? Sì, esatto. Beh, il mio sarebbe tornare ovviamente su tutti i 4 attrezzi, anche se nel giro di 2 mesi è veramente difficile tornare a fare corpo vero e volteggio soprattutto. Magari gli altri 2 in qualche modo li tiro fuori. Però vabbè, l'importante è prepararsi al meglio, anche se non riesci a fare tutti gli attrezzi, quei 2 attrezzi che riesci a farli al meglio, ecco. Certo. Poi se si parte bene, ovvio l'obiettivo, se no si guarda avanti. Come sono riuscita a superare questa batosta, penso di riuscire a superarne ben altre, quindi bisogna sempre guardare avanti e non mollare mai, ecco. Fermarsi, perché ce n'è bisogno sia fisicamente che poi fare il triplo della fatica riprende, certo. Perché i muscoli e tutto cala, il tuo fisico cambia, perché comunque ormai siamo tutti grandi, no? Certo. Quindi il fisico cambia, però l'importante è guardare avanti. Assolutamente, ma poi comunque c'è una caratteristica comune ad alcune stelle veramente della ginnastica, cioè quelle che raggiungono tipo Mustafina o appunto Vanessa, che comunque arrivano tutte da grandi batoste, e quindi significa che comunque probabilmente ti rinforza, ti dà quella marcia in più. No, quello sempre, ma anche nelle gare più, tipo gli assoluti o comunque le gare per noi un po' più semplici, tipo le gare di categoria di Serie A, che anche lì se quella gara non va male, non è che piangi comunque, sia che sia un'Olimpiade sia che sia una gara così, quando hai le batoste, l'importante però è superarle. Certo. Io intervistai tanti anni fa Lia Mustafina e le chiesi appunto come riuscì a uscire dal trauma di essersi rotta il menisco, cioè anzi il menisco, i crociati, e ritrovarsi un anno dopo a vincere 4 medaglie alle Olimpiadi, no? E insomma lei mi raccontò che praticamente lei non va in gara contro le rivali o per vincere, lei va in gara contro i propri limiti, cioè lei il modello è quello. Okay. Ovvio, cioè cerchi sempre di battere le migliori, certo. Però tu vai in gara per dare il meglio di te e raggiungere gli obiettivi che ti poni su te stessa, non sugli altri. Certo. E quindi devi cercare sempre di superare i tuoi limiti, di andare oltre. Anche quello è già il gran traguardo. Quello sì, è sempre un gran traguardo. Poi quando arriva la medaglia è il doppio traguardo. Allora, cosa vuoi dire ai tuoi fan, visto che hai veramente un popolo di mega fan che ti adorano? Che cosa vuoi dire? Vabbè, intanto ringraziare tutti, perché soprattutto in questo momento brutto mi sono state vicine, e che tornerò presto, quindi seguitemi. Brava, grazie Giorgia. Grazie a voi. Ciao.